Nuova avventura calcistica per Eusebio Di Francesco, che dopo aver abbandonato l'attività agonistica da pochissimo tempo, dopo aver svolto il ruolo di team manager nella Roma, adesso è per la prima volta ha l'opportunità di operare come direttore sportivo in una società piccola a livello di pubblico ma importante come la Val di Sangro. Sì, importantissimo per me in questo momento, anche perché è una nuova esperienza. Mi butto in questa nuova avventura con tantissimo entusiasmo e con tanta voglia di fare. Sono arrivato volendo un po' in ritardo, nel senso che le operazioni di mercato e tutto il resto già sono cominciate da tempo, in una squadra che ha cambiato un pochino tanti elementi importanti, per cui dovremmo sostituirli con altrettanti importanti. È ovvio che non sarà facile, ma farò di tutto per poter potenziare questa squadra nel migliore dei modi. Ha avuto modo di vedere all'opera i nuovi uomini di questa Val di Sangro, in che cosa occorre operare adesso? Beh, è troppo presto anche per poter giudicare ciò che serve e cosa non serve per una partita che ho visto. È ovvio che le considerazioni le farò a stretto contatto con l'allenatore, ci confronteremo come ci stiamo confrontando adesso, ancora di più in questo momento in cui si fa importante rinforzare questa squadra. Valuteremo, servono tante cose, serve potenziare sia l'organico ma anche l'assetto societario in tutti i sensi, nel senso che bisogna costruire insieme una società modello sotto tutti i punti di vista. Però nell'immediato la cosa più importante è la squadra. La società che cosa le ha chiesto di più importante? Quello che le sto dicendo, nel senso che tramite, al di là delle conoscenze, al di là della mia esperienza che ho maturato in questi anni casticci, ovviamente professionistici, di migliorare sotto tutti i punti di vista sia la squadra sia i comportamenti generali di tutto l'ambiente.